Buongiorno, buongiorno. Avevamo provato a guardare qui se c'era mineralizzazione e in effetti avevamo trovato, sì. Quindi siamo tornati qua, la temperatura è bella fresca, quindi non abbiamo problemi di zanzarine, cose varie, tafani, quindi gli diamo subito un'occhiata. Cosa ci dice uno scavetto? Fermati però. Primo orario poi anti orario. Orario poi anti orario. C'è anche i granati, cioè veramente c'è una mineralizzazione incredibile, sabbie nere, granati, e io cosa vedo lì? Aspetta un po', no, aspetta, ma guarda che bel materiale, non ci posso credere che non c'è qualche pagliuzza che salta fuori qua adesso, è impossibile che non salta fuori. Questo è oro. Sì, dai. Dai, c'è oro. Non ti pensare di che chissà che cosa. Ora, questo è sicuramente oro. Sì, questo è oro. Questo probabilmente no, questo potrebbe essere pirite, perché vedo che è leggero. Questo è oro. Un puntino, però. C'è oro. È un puntino, ma è oro. Riguardiamolo bene. Questo. Questo è oro. Questo... No, non sembra oro. Forse sì, leggeri, ma leggero, sembra che è oro anche lui. Due pezzettini d'oro, piccoli, ma ci sono. Allora, adesso facciamo una cosa però. Sargille. Ora piazzo la mia canaletta Viper, che ci sta qua. Così mi metto giù lo sgabello e mi rilascio un po' mentre lavo, mentre guardo sto materiale lavarsi. Perché è bello anche godersi un attimo la natura, però voglio riempirlo bene, così abbiamo fatto una bella
una prospezione qua, in questo punto. Allora, abbiamo visto prima che abbiamo trovato un piccolo frammento, non è neanche proprio un puntino, poco sinceramente, però adesso facendo proprio un bel secchio e con la canaletta probabilmente possiamo tentare di cercare qualcosa in più, perché possiamo agevolarci. E poi comunque c'è molta argilla, quindi va benissimo sciogliere bene. Così, vedi? Allora, qui abbiamo visto che prima c'era un puntino, no? Però mettiamolo qua, così abbiamo la battea pulita. Abbiamo la battea pulita, nel senso, così vediamo questo scavo fatto. Questo scavo fatto con questo salta fuori con questo scavo qui. Allora, mettiamo qua. Ok. Sassi. Allora, questo è un granato. No, questo, scusate. Questo è un pezzo di granato, vedi? Comunque tiriamo via. Due sassi. Vieni qua un attimo tu. Andiamo avanti. Vediamo. Qualcosetta. E qualcosetta c'è. Poco. Vabbè. Pazienza, pensavo di più. Qualcosetta c'è anche un puntino e una pagliola.
leggermente spessino, ma pensavo qualcosa di più, sinceramente non c'è altro, c'è questa che è già bellina comunque, è poco, è un puntino lì, è un puntino lì sotto, vediamo se ci fosse altro che... io vedo dei puntini, pochi puntini, ma ci sono un altro lì, uno lì. Niente, solo questa bella pagliuola, questa bella pagliuzza, un po' spessina, eccola qua. E poco altro, abbiamo visto prima anche qualche puntino granuletto, questa è già spessina però, poi c'era qualche puntino che ha girato, forse anche questa, boh, no, troppo leggera, questa sì, questa c'è. Oh, questa una picker, questa è una picker perché la prendi in mano, vedi, piccola, vabbè, pazienza, però questo cosa mi fa capire? Che il materiale è interessante, è sotto, è sotto qua probabilmente un metro o più, perché con i secoli probabilmente si è ricoperto l'oro, comunque un materiale il più pesante che c'è nel fiume, quindi tende sempre a scivolare sotto l'oro. Noi cerchiamo le magnetite perché pesa un terzo dell'oro, diciamo, sì, un terzo, da 5 a 19, quindi un terzo quasi, quindi tendiamo a cercare la magnetite perché e l'oro si deposita più o meno nei depositi della magnetite, ma se guardiamo gli strati, cioè dovessimo pensare agli strati, dovremmo pensare che l'oro se pesa due terzi della magnetite deve andare sotto i due terzi. Ma sto guardando quello, cos'è che brilla strano, quell'affare, cos'è quell'affare qui? Non lo so, vediamo se riusciamo a prenderlo. Non so se è un pallino da caccia, forse lo vedi anche tu, quello lì. Ma vaffanculo, no, niente, sembrava chissà cosa, invece niente. Va bene ragazzi, allora niente, per intanto, si dice per intanto mi fermo qua con questa prospezione, c'è poco, dai, c'erano due o tre granuletti o 4-5 prima, anche qui, ok, questa pagliuzza qui, con qualche puntino anche, ecco, anche qui, piccolo, e niente, dai. Chiudo tutto e io continuo a fare altro sinceramente qui, mi faccio un giro anche col metal detector perché ho dietro anche quello, e ci vediamo in un prossimo video. Se non sei iscritto al canale, se ti fa piacere seguirmi, iscriviti. Quindi abbiamo visto che c'è presenza di oro, poco, pochissimo, però
probabilmente scavando più in profondità non ho neanche la pala lunga dietro, perché ho quella del metal detector da 70 cm. Probabilmente andando sotto un bel mezzo metro importante e facendo un bel lavoro di lavaggio si trova qualcosa di più interessante. Ci sono tutti gli indizi, abbiamo la conferma, pagliuzze d'oro, sì, pagliuzze, ma anche spessina, questa è anche spessina, qualche puntino l'abbiamo visto anche prima. Ragazzi, ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti.